Dopo aver rilevato nel video introduttivo che l'atteggiamento tipico della coscienza in tutte le sue tre figure, cioè la certezza sensibile, la percezione e l'intelletto, è quello di considerare l'oggetto come indipendente da lei, dobbiamo adesso vedere come si passa dalla certezza sensibile alla percezione. Cioè come Hegel pensa e illustra questo passaggio da una, come dire, coscienza immediata che ritiene di sapere il suo oggetto immediatamente, cioè potremmo anche dire senza la mediazione del linguaggio, quindi quello che io vedo. Prima ancora che io mi pronunci su che cosa vedo, è per la coscienza della certezza sensibile, diciamo così, il sapere più ricco, come essa crede. Il movimento della certezza sensibile le mostrerà che invece si tratta del sapere più povero. Ma questo sarà un risultato importante perché adesso l'oggetto che sta di fronte alla coscienza è meglio definito, per così dire, è l'universale. Attraverso il dire, attraverso il linguaggio, l'oggetto si è palesato alla coscienza appunto come un oggetto universale. Questo significa che se io chiedo alla coscienza della certezza sensibile di spiegarmi, di descrivermi, di dire quello che essa vede, quello che essa ha immediatamente presente davanti a lei, e lei deve dire qualche cosa. E ciò che dice, per esempio, questo è un albero, questo è un pezzo di carta, ad esempio, che fa Hegel, ebbene, questa espressione in realtà non è più ciò che la coscienza credeva, e cioè una singolarità, ma è invece un universale. In che senso? Nel senso che l'espressione questo pezzo di carta io la posso attribuire a qualunque pezzo di carta. E dunque essa, l'oggetto, diciamo così, che essa evoca, non è un oggetto singolare, ma è appunto un universale. Allo stesso modo, se io dico questa cosa, l'espressione stessa, questo mio stesso dire, lo posso attribuire a qualunque cosa. Lo posso attribuire a un albero, lo posso attribuire a una casa, a una persona e così via. Dunque, attraverso il dire, attraverso l'indicare, attraverso il linguaggio, la coscienza della certezza sensibile scopre, si rende conto, diciamo così, che appunto il suo oggetto è un oggetto universale, non è ciò che essa credeva che fosse. Ma adesso dobbiamo capire bene che cosa Hegel intenda quando dice universale. Intanto intende quello che dicevamo poco fa. L'universale è ciò che si può dire di molte cose. La parola stessa cosa è un universale perché io la posso attribuire ad una molteplicità infinita di cose, appunto. Ma l'universale non è soltanto ciò che è comune a tutto. L'universale per Hegel è anche l'unità che contiene in sé la molteplicità. Il qui di molti qui, egli dice a conclusione del capitolo sulla certezza sensibile. La certezza sensibile dunque si trova di fronte a un oggetto che non è più un oggetto immediato, come lei credeva, ma è un oggetto mediato. Mediato significa che è uno, ma al tempo stesso che è molteplice. Siamo già alla cosa dalle molte proprietà che costituirà appunto l'oggetto della coscienza percettiva. Cosa significa che questo oggetto è uno e al tempo stesso molteplice?
Ma significa una cosa molto semplice. Se noi pensiamo ad un pezzo di carta, prendiamo l'esempio che fa proprio Hegel in chiusura del capitolo sulla certezza sensibile. Ecco, il pezzo di carta è uno, indubbiamente, è un pezzo di carta, però al tempo stesso è molteplice, perché intanto può essere, possiamo distinguere nel pezzo di carta un sopra e un sotto, una parte destra e una parte sinistra, possiamo dire se è ruvido, se è liscio e così via. Dunque, il pezzo di carta è sì uno, ma è anche molteplice. Presenta cioè una molteplicità di aspetti. Allo stesso modo, se io dico un albero, indubbiamente l'albero è uno, è un universale semplice, come dice Hegel, ma è anche molteplice, cioè contiene in sé anche la molteplicità delle sue parti infinite. Possiamo dire che ha le foglie. Possiamo dire che è il tronco, possiamo dire che è i rami, ma se noi prendiamo un ramo, possiamo suddividere questo ramo in tante altre parti, così via all'infinito. Ora, questa, diciamo così, differenza rispetto all'atteggiamento della certezza sensibile, Hegel la esprime in chiusura del capitolo sulla certezza sensibile che possiamo andare a leggere, sono poche righe, che tuttavia costituiscono appunto il passaggio dal capitolo 1 al capitolo 2, intitolato La percezione o la cosa e l'illusione. Scrive Hegel: io lo prendo come esso in verità è, cioè si riferisce all'universale, questo oggetto universale. Lo prendo come esso in verità è e anziché sapere un qualche cosa di immediato, io lo prendo per vero, e cioè io percepisco. Vedete come dice Hegel, anziché sapere un qualche cosa di immediato, come credeva appunto la coscienza della certezza sensibile, cioè qualche cosa come dire, che non ha in sé la mediazione, qualcosa che è immediatamente presente alla mia sensazione e che non si distingue in un'unità e in una molteplicità, non ha in sé le differenze, quindi la coscienza della certezza sensibile si limita, come dire, ad apprendere con i sensi ciò che ha davanti, ad identificarsi, potremmo dire, immediatamente con il suo oggetto, credendo che si tratti, che questa sua identificazione costituisca la conoscenza più ricca, proprio perché io questo oggetto ce l'ho davanti agli occhi, no? Quando noi diciamo, ma come posso pensare che ciò che io vedo, questo pezzo di carta che sta davanti a me, sia, come dire, una conoscenza povera? Io lo vedo in tutta la molteplicità dei suoi aspetti, delle sue sfumature, in tutta la singolarità della sua esistenza. Ebbene, questa immediatezza sparisce nel momento in cui io dico che cos'è questo pezzo di carta, nel momento in cui, cioè, attraverso il linguaggio, che ha appunto questo potere universalizzante, io devo rendere ragione di quello che vedo. E allora l'oggetto, appunto, non è più, come dice Hegel, appreso immediatamente, non è più, vedete, un sapere un qualche cosa di immediato, ma invece è il vero. Io lo prendo come il vero. E dunque siamo nell'ambito della percezione. Qui forse è importante sottolineare che in tedesco percepire si dice Wahrnehmen,
E wahrnehmen significa letteralmente prendere il vero. Quindi la percezione è un prendere il vero, cioè è un considerare l'oggetto del mio sapere come il vero che io appunto devo prendere, devo afferrare. Adesso vedremo come la coscienza percettiva, dunque la coscienza che ha la pretesa di afferrare il vero, afferrare, di prendere appunto il suo oggetto che essa considera come vero, come appunto questa coscienza percettiva che ha questa pretesa si troverà poi a dover ammettere il suo fallimento. Ma come sempre accade in Hegel, il fallimento della coscienza costituisce per lei un progresso. Dunque una elevazione a un punto di vista più avanzato. Bene, per il filosofo, quindi per il filosofo Hegel, soggetto e oggetto, percipiente e percepito, cioè la coscienza della percezione e il suo oggetto, sono momenti entrambi essenziali del sapere. Cioè il sapere rientra tutto in questa relazione costitutiva in cui sia il soggetto sia l'oggetto che si dà appunto a conoscere dal soggetto costituiscono momenti essenziali. È questa relazione che costituisce appunto l'uno e l'altro, sia il percepiente sia il percepito. Non esiste un oggetto senza un soggetto che lo percepisce, allo stesso modo che non esiste un soggetto senza che questo soggetto percepisca qualche cosa. Il sapere è sempre un sapere di qualcosa, è sempre un sapere di un oggetto, e l'oggetto è tale in quanto si offre ha un sapere, si offre cioè una coscienza che appunto lo sa. La coscienza della percezione non ha ancora compreso questo punto essenziale e allora crede di essere, come dire, di essere inessenziale, mentre ciò che è essenziale è l'oggetto. Abbiamo visto poco fa che appunto per la coscienza della percezione l'oggetto è il vero, l'universale, la cosa dalle molte proprietà, come dirà Hegel tra poco, è il vero. Quindi la verità è tutta quanta, per così dire, depositata nell'oggetto, mentre in lei stessa non cade la verità, non cade alcuna verità. E allora lei che cosa deve fare per afferrare il vero? Per prendere il vero, quindi per percepire. Evidentemente deve, dice Hegel, assumere puramente il suo oggetto, cioè deve comportarsi in maniera passiva di fronte al suo oggetto, deve limitarsi, per così dire, a riflettere l'oggetto passivamente, un po' come fa uno specchio. Non deve metterci nulla di suo. Quindi la coscienza percipiente ritiene che se stessa è inessenziale, mentre essenziale è l'oggetto, che la verità si identifichi con l'oggetto, con questo universale semplice, con questa cosa dalle molte proprietà, che appunto sta lì fuori, che è indipendente da essa stessa e che può essere conosciuto soltanto a condizione che essa si ponga in maniera passiva, in maniera completamente ricettiva, quello che appunto Hegel chiama puro assumere. Questo puro assumere, tuttavia, si rivelerà, a ben guardare, non un puro assumere, ma un mescolare il puro assumere, cioè il fatto che la coscienza
coscienza percipiente, come dire, percepisce i fenomeni, quindi percepisce i dati e crede che li arrivino dall'esterno, mescolerà dunque questi dati della percezione con la sua attività. In altre parole, la coscienza percipiente dovrà rendersi conto che lei non è affatto passiva nei confronti del suo oggetto, ma che svolge un'attività che le consentirà di distinguere l'oggetto vero dall'oggetto falso. Questa possibilità, diciamo così, è insita nel fatto che la coscienza percettiva è consapevole di potersi illudere. Il capitolo sulla percezione, infatti, ha come sottotitolo La cosa o l'illusione. Dunque la coscienza percettiva deve da una parte assumere l'oggetto, perché l'oggetto è il vero, l'oggetto è l'eguale a se stesso, l'oggetto è ciò che non muta, mentre lei è incostante, lei è ciò che muta, lei è ciò che in qualche modo si può sbagliare, si sbaglia. Quindi da una parte la coscienza percettiva deve, appunto, per non sbagliarsi, assumere puramente il suo oggetto, cioè deve, come dire, evitare qualsiasi intromissione dei suoi desideri, delle sue, come dire, della sua volontà, del suo, modo soggettivo di percepire, no? Deve mirare alla oggettività, da una parte deve fare ciò e per fare ciò deve annullarsi, diciamo così, dall'altra essa, essendo consapevole di potersi illudere, quindi di poter scambiare l'oggetto con un altro oggetto, lei dovrà, appunto, evitare questo errore. Lei dovrà fare di tutto per evitare di cadere in errore. Ma per evitare di cadere in errore, naturalmente lei dovrà correggere la propria percezione, lei dovrà rettificare il proprio sapere e a questo punto Hegel giustamente fa notare che questa opera di continua correzione, di continua rettifica del proprio sapere implica che il criterio della verità non sia esterno alla coscienza, ma cada in lei stessa. E dunque ecco che la coscienza, in un certo senso, viene a trovarsi in contraddizione con se stessa. Prima aveva detto che il vero è nell'oggetto, che l'oggetto appunto è l'eguale a se stesso, è ciò che non muta, ciò in cui si trova la verità, mentre lei è l'inessenziale, lei è l'incostante, lei è ciò che appunto può illudersi. E tuttavia, nel momento in cui si mette a rettificare il suo stesso sapere, viene ad ammettere implicitamente che deve avere una qualche idea della verità per poter appunto compiere un'opera di rettifica. In altre parole, se io ho commesso un errore, devo essere consapevole del fatto che questo è un errore proprio perché conosco qual è la verità. Dunque, necessariamente per riconoscere un errore, io devo avere in me il concetto della verità. In questo senso Hegel dice che questa, diciamo così, esperienza che la coscienza percettiva fa, la quale appunto prima dice di dover essere un puro assumere, poi ammette di potersi illudere e per evitare questa illusione si attiva, diciamo così, esce da quella passività in cui credeva
di dover restare per poter dare un'immagine fedele dell'oggetto e della sua conoscenza, ma questo attivarsi, questo uscire dalla passività, questo riconoscere dunque il suo errore, non significa altro che ammettere che il criterio della verità cade in lei. Perché se così non fosse, io non potrei apprendere il mio errore, io non potrei rettificare nulla, io non potrei correggere nulla, non saprei dove cercare l'errore se non sapessi già in che cosa consiste il vero. Non so se l'esempio che adesso vi farò sia adeguato, ma dovrebbe dare un'idea di più semplice di quello che Hegel qui vuol dire. Consideriamo i sogni. Se io sogno una casa, poi mi sveglio e ricordo questo sogno, sono in grado di dire che quella casa sognata è falsa, non è un oggetto vero, è un oggetto immaginato, un oggetto sognato, quindi è una illusione. Ma se io ho davanti a me una casa, quando sono sveglio, la vedo, la posso toccare, ebbene io dirò che questo oggetto, questa casa, è una casa reale, è dunque una casa vera. Come faccio però a distinguere la casa sognata dalla casa vera? Come faccio a dire che la casa sognata è una illusione, mentre la casa vera è appunto vera, è reale? Evidentemente non è l'oggetto stesso che me lo dice, perché sia la casa sognata sia la casa reale appaiono, diciamo così, a me stesso in tutti i loro particolari. E dunque sono io che distingo l'illusione dalla realtà. Sono io che, mettendo a confronto il sogno con la visione della casa durante la veglia, sono in grado di rendermi conto che la prima casa è illusoria e la casa che invece vedo qui davanti a me è reale. Ma questo posso farlo perché confronto i due oggetti, perché svolgo un'attività. E perciò vedete che i due termini della questione non sono in realtà due. Non abbiamo da una parte un oggetto che per la coscienza percettiva costituisce il vero e un soggetto, un percipiente, cioè la coscienza percettiva stessa, in quanto è passiva di fronte all'oggetto. Ma abbiamo anche un terzo momento che è l'attività stessa della coscienza percipiente, cioè la coscienza percipiente in realtà non è passiva, è attiva. E questa opera di mettere a confronto i dati che mi arrivano dal mondo esterno, che la coscienza crede che arrivino esclusivamente dal mondo esterno, di rettificarli, di correggerli, ecco, questa attività appunto costituisce, come dire, il momento in cui la coscienza fa un ulteriore passo in avanti verso quel sapere assoluto di cui parlavamo e che la porterà a rendersi conto che l'oggetto non le è estraneo, che il sapere appunto non è semplicemente una ricezione passiva di una realtà esterna che esiste indipendentemente dall'attività del soggetto, ma che appunto è quella relazione di cui dicevamo, in cui i termini che sono in relazione, il soggetto da una parte e l'oggetto dall'altra, sono inscindibilmente legati e non possono essere separati, come la coscienza appunto pretende di fare.
Bene, adesso andiamo a leggere brevemente qualche brano che ci illustra questi momenti di cui abbiamo parlato. Vediamo intanto, ecco, il paragrafo 22. Al paragrafo 22. Hegel scrive: ma mentre essi stanno in reciproco rapporto come opposti, sta parlando appunto del percipiente e del percepito, dell'oggetto della percezione e della coscienza percettiva. Questi sono i due momenti che stanno in reciproco rapporto. Nel rapporto soltanto l'uno può costituire l'essenziale. Ecco, per la coscienza percettiva, non per noi, non per il filosofo che ha compreso che questi due momenti sono entrambi essenziali, per la coscienza percettiva, nel rapporto soltanto l'uno può costituire l'essenziale. E cioè soltanto l'oggetto può costituire l'essenziale perché, come abbiamo detto, l'oggetto appunto è per la coscienza percettiva il vero e l'attività percettiva consiste appunto nel percepire l'oggetto, cioè nel prendere l'oggetto come il vero, secondo l'etimologia della parola tedesca wahrnehmen. E la differenza dell'essenziale e dell'inessenziale deve spartirsi in essi. Ecco dunque la differenza dell'essenziale e dell'inessenziale deve spartirsi in essi, cioè la coscienza percettiva crede che siccome non possono essere tutti e due essenziali, come in realtà sono, ma questo lo abbiamo capito noi, uno dei due termini deve essere essenziale e l'altro deve essere inessenziale. Quindi l'essenzialità che in realtà diciamo così, cade in tutti e due i termini, per la coscienza percettiva cade soltanto in uno dei termini, cioè nell'oggetto. L'uno, determinato come il semplice, cioè l'oggetto, è l'essenza, indifferente verso il suo venir percepito o meno. Ecco l'oggetto, quindi è l'essenza. È indifferente verso il suo venir percepito, perché l'oggetto è quello che è, non dipende dal fatto che io lo percepisco. Non ha alcuna importanza che l'oggetto sia percepito oppure no, che l'oggetto costituisca, diciamo così, un sapere oppure no. L'oggetto, in quanto indipendente dalla coscienza che lo percepisce, se ne sta nella sua autoeguaglianza con se stesso e appunto non viene toccato in alcun modo dall'attività della coscienza percipiente. Ma il percepire, quale movimento, è l'incostante che può essere o non essere ed è l'inessenziale. Ecco dunque l'opinione che la coscienza della percezione a di se stessa è appunto di essere l'inessenziale. Siccome questa è la sua opinione, lei per conoscere l'oggetto, per conoscere la verità, dovrà in qualche modo mettersi da parte, dovrà limitarsi appunto a quel puro assumere di cui adesso Hegel parlerà nel paragrafo, nel brano che vi proporrò. Allora, nel paragrafo 27 vediamo appunto come Hegel ci illustra questo atteggiamento della coscienza come puro assumere. Così è ora costituita la cosa della percezione, la cosa dalle molte proprietà, su cui eventualmente ritorneremo in un prossimo video. E la coscienza, in quanto suo oggetto è la cosa, è determinata come percipiente, certamente, no? La cosa è quel vero che io devo appunto prendere, che io devo afferrare, che
che io devo appunto percepire. Essa, cioè la coscienza, ha solo da prendere l'oggetto e da comportarsi come puro assumere. Ecco quello che dicevamo, no? Quindi la coscienza della percezione non ha da far altro che riflettere l'oggetto senza aggiungere nulla, senza aggiungere nulla di suo. Quindi deve diventare un puro assumere. Ciò che così le risulta è il vero. Se la coscienza si limita a questo puro assumere, lei è sicura di aver colto il vero, di aver appunto percepito, di aver preso l'oggetto, di aver afferrato l'oggetto nella sua verità. Se in questo prendere essa esplicasse una qualche attività, con un simile atto dell'attribuire e del tralasciare, altererebbe la verità. Vedete? Quindi la coscienza non deve esplicare alcuna attività, deve restare passiva di fronte all'oggetto. Se esplicasse una qualche attività, se si facesse, che so io, trascinare dalle proprie preferenze, dai propri desideri, essa altererebbe il vero e quindi cadrebbe in errore. È un po' l'ideale dell'oggettività scientifica, no? Un po' l'ideale dello scienziato il quale ritiene che colui che indaga un determinato campo dell'esperienza, se vuole essere uno scienziato, se vuole essere obiettivo, deve mettere da parte se stesso, deve cioè sparire, come dicevano appunto i naturalisti, no? Si deve clissare, deve essere quanto più impersonale possibile, ma evidentemente questa impersonalità è un mito, dunque Hegel questo già lo aveva capito. Nessuna scienza, a rigor di termini, è oggettiva nel senso che nell'attività dello scienziato possiamo fare completa astrazione dalla sua soggettività, fatto che egli ha dei desideri, ha una volontà, ha degli scopi da raggiungere e così via. Ha un, diciamo così, un retroterra culturale che appunto lo induce a credere determinate cose, non altre. Quindi Hegel qui lo dice in maniera chiara: poiché l'oggetto è il vero e l'universale, l'eguale a se stesso, ciò che non muta, ciò che, in cui è depositata la verità, e la coscienza sia il mutevole e l'inessenziale, come abbiamo detto, le può accadere di assumere l'oggetto in guisa non giusta, le può accadere di illudersi, ecco l'illusione, no? E certo, se la coscienza percipiente è l'inessenziale, se è l'incostante, se è, diciamo così, difettosa, lei deve anche ammettere di potersi sbagliare, di potersi illudere. L'attività percettiva ha la consapevolezza della possibilità dell'illusione. Questo è un punto importante, no? Cioè la coscienza percipiente è perfettamente consapevole di potersi illudere. Non è come la coscienza della certezza sensibile che non si poneva alcuna domanda, che semplicemente stava lì davanti al suo oggetto, si limitava, come dire, a coglierlo con i sensi e non si poneva alcun problema. La coscienza percettiva ha fatto un passo in avanti, è consapevole del fatto di potersi illudere. E per evitare l'illusione dovrà fare quello che adesso Hegel ci dirà. Allora ci troviamo adesso al paragrafo 29, alla fine del paragrafo 29. Hegel dice che la coscienza percettiva adesso conosce che in lei cade la non verità,
come abbiamo detto poco fa, cioè la coscienza percettiva, ricordiamoci che è l'inessenziale, il lei ca della non verità, lei è consapevole di potersi illudere. E allora questa consapevolezza la porta in qualche modo a smentire se stessa. Vediamo come, leggendo il brano che qui vi propongo. Ma con questo conoscimento, cioè che il lei cade la non verità, la coscienza è anche capace di superare la non verità. Ecco il punto importante. Essa distingue la propria apprensione del vero dalla non verità del proprio percepire. La corregge e in quanto è essa che intraprende questa rettifica, in lei cadrà anche la verità come verità del percepire. Vedete quello che dicevamo prima, cioè la coscienza della percezione distingue la propria apprensione del vero dalla non verità del proprio percepire, cioè distingue l'oggetto in quanto si dà come il vero dalla conoscenza che io ho dell'oggetto, la quale può ingannarmi, la quale mi può dire ciò che l'oggetto non è. Ora, in quanto la coscienza è consapevole di questa distinzione tra una verità dell'apprendere, in quanto appunto è un puro assumere l'oggetto, è una non verità dello stesso apprendere, in quanto l'oggetto in qualche modo viene alterato dalla sua attività, essa è al tempo stesso consapevole che questa differenza, questa discrepanza può essere corretta, può essere rettificata. E allora che cosa fa? La corregge. E in quanto è essa che intraprende questa rettifica, in lei cadrà anche la verità come verità del percepire. Questo bisogna sottolinearlo bene. La verità del percepire cade in lei stessa. Non è più come lei credeva che la verità del percepire fosse tutta quanta raccolta nell'oggetto. Ma nel momento in cui io posso correggere la mia apprensione del vero, la posso rettificare, la posso in qualche modo rendere adeguata all'universale, all'oggetto, io non sto più assumendo puramente l'oggetto, ma sto svolgendo un'attività e questa attività contraddice ciò che io prima ho detto di me stesso, della mia attività percettiva, e cioè che doveva essere un puro assumere. Se ora, come si deve, si considera il comportamento della coscienza, si vedrà che esso è così costituito, che la coscienza non più meramente percepisce, anzi è anche consapevole della sua riflessione in sé e separa inoltre la riflessione dalla semplice assunzione stessa. Ecco qui il progresso, il passo in avanti che fa la coscienza. La coscienza opera costantemente, continuamente, direi all'infinito, perché poi non arriverà a nessun risultato concreto dal momento che l'oggetto non è ciò che essa pensa che sia, cioè non è indipendente da lei, non è il vero uguale a se stesso. Ma tuttavia lei si rende conto che c'è questa discrepanza e questa consapevolezza farà sì, farà in modo che la coscienza pian piano lasci quella posizione iniziale in cui lei credeva che l'oggetto potesse essere afferrato soltanto mantenendosi passiva di fronte ad esso, e quindi questa consapevolezza la porterà a fare un passo ulteriore verso il sapere assoluto. Bene, per oggi abbiamo terminato.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.